Domenica mattina su Radio DJ e DJ Training Center insieme con Linus, con Stefano Baldini e con tutti i nostri ospiti fino alle ore 13 si parla di sport in tutte le sue varie accezioni. Leggevo nei giorni scorsi i risultati di una ricerca molto interessante che praticamente alla fine stabilisce che, attenzione, una corsa praticata in maniera continuativa almeno 2 ore a settimana fa dimezzare del 54% le discussioni e i litigi con i colleghi, aumentando al contempo la produttività degli impiegati. Una ricerca compiuta su 40 grandi aziende e sui loro dipendenti. Ce ne parla appunto di questo singolare risultato, quella che questo studio lo ha compiuto, la dottoressa Serenella Salomoni. Buona domenica! Buona domenica a voi! Buona domenica! Come ha funzionato questo esperimento? Su quanti chiamiamoli atleti, insomma? Beh, intanto penso che lei ne sappia qualcosa, no? So che lei è un runner. Sì, però c'è la leggenda che io obblighi i miei colleghi a correre con me. Ah, ed è per quello che... Non è una leggenda, è assolutamente realtà. Va bene. Ed è per questo che andiamo d'amore d'accordo. I suoi colleghi dovrebbero essere contenti. Sì, ma c'è un clima meraviglioso, perché, infatti, in via Massena. Difatti, il fatto così di poter correre, noi abbiamo visto, perlomeno i miei colleghi che sono psicologi del lavoro, che effettivamente nelle aziende il fatto di correre, la corsa è molto particolare, come lei ben sa, non è come un altro sport. È uno sport che ti aiuta molto a interiorizzare. Quindi aiutandoti molto nell'interiorizzazione ti aiuta anche a togliere i pensieri che disturbano, certo, e a fare una specie di vuoto, che è la tecnica che noi usiamo per il training autogeno. Però questo vale per il corridore single, diciamo. Sì. Nel caso del gruppo c'è proprio una componente socializzante, credo, no? C'è una componente socializzante, però teniamo conto che in ogni caso la corsa è anche nel gruppo è singola, cioè io la sto chiamando da Padova, noi abbiamo fatto la maratona di Venezia, la maratona di Padova, quindi intendo dire che ci sono dei posti dove si fanno molte corse insieme. Il fatto di farle insieme intanto ci unisce, perché è qualche cosa che appunto del quale puoi parlare col tuo collega, certo, col tuo vicino, col tuo amico, ma oltre a questo nell'essere insieme si è anche singoli. Certo. E quindi ti aiuta sia singolarmente che nel fare gruppo. La condivisione della fatica serve per comprendere meglio anche i nostri colleghi? Certamente sì, la condivisione della fatica ci aiuta a comprendere meglio i colleghi, ma anche a comprenderli forse di più in quello che riguardano i problemi che poi si creano dentro ad ambienti così ristretti e dove non è facile riuscire a sciogliere i problemi, sì, proprio perché siamo insieme, perché c'è la competizione, perché ci sono poi i vari gradi, no? C'è il capo ufficio, oppure c'è il capo, poi c'è quello che sta sotto, mentre quando corri siamo tutti uguali. C'è una grande democrazia. Il sudore, sì, è uguale dappertutto. Assolutamente. Chi le ha commissionato questo studio? Come le è venuto? Io sono la presidente di questa associazione che è Donne Qualità della Vita, che è un'associazione che è nata molti anni fa, perché abbiamo fatto delle cose con Willy Pasini sulla menopausa e la qualità della vita, poi abbiamo continuato come psicologi così a vedere, a interessarci di certi problemi, ma senza voler fare delle cose grandissime, intendo dire come studi, ma semplicemente per poterci confrontare tra di noi e vedere le varie tendenze nei vari argomenti, nelle varie cose, a cosa ci possono portare, ecco tutto qua, e poi poterne parlare con tanti altri. Cosa ne pensa di fare riunioni professionali correndo? Io direi che non sarebbero niente male. La cosa dura è che non è mica facile parlare, correre. Io credo che quando uno corre sul serio non possa parlare. Quando si fanno le tabelle per quelli che corrono, si usa mettere una sigla che è RLI o RI, che sta per respirazione leggermente impegnata o respirazione impegnata. Sta a significare quanta fatica stai facendo. In pratica, se riesci ancora a parlare o meno. Certamente. Quindi intendo dire, se noi dobbiamo fare una corsettina, una passeggiatina va anche bene, però io una maratona è meglio di no. Il fiatone non riesco a parlare. A me capita spesso durante una gara, durante una corsa, che qualcuno mi affianchi e cominci a parlare e poi mi dica: ti dispiace se ti sto vicino? E io gli rispondo sempre: guarda, finché parli tu va bene, certo, basta che non mi fai domande a cui io debba rispondere. Ecco, è proprio così che si fa. Ma e questa è un'altra cosa importante, perché ti aiuta nell'ascolto. Noi come psicoterapeuti
siamo abituati ad ascoltare, però gli altri forse no, e forse anche certo. Questo è un altro esercizio che ci aiuta a fare, ascoltare gli altri. Una domanda tecnica, lei è una maratoneta? No, io vado in bicicletta. Beh, comunque sempre una sportiva. Grazie mille, buona domenica. A voi, buona domenica. Grazie a tutti. Ancora.